Domenica è una battaglia di nuovo, insomma, sicuro. L'ultima si decide. Non c'è tempo di esultare per una vittoria che tiene ancora vive le speranze del Como. La testa è già a domenica prossima, all'ultima giornata di campionato e alla trasferta contro Carpi. È finita 2-1 al Sinigaglia la sfida fra Como e Albino Leffe. Una vittoria preziosa che regala agli azzurri tre punti fondamentali per continuare a sperare di evitare i play-out. Grazie al pareggio casalingo del Cuneo contro l'Entella, i lariani hanno raggiunto i piemontesi a quota 35. Una parità che però non può bastare al Como visto il bilancio degli scontri diretti e che quindi rimanda ogni sentenza ai prossimi 90 minuti. Domenica prossima si va a Carpi contro la terza in classifica, forse ancora affamata di punti e vittorie per non perdere posizioni in chiave playoff. Il destino del Como però non dipenderà soltanto dal verdetto emiliano. Ancora una volta infatti saranno decisive le prestazioni delle dirette concorrenti, su tutte quella del Cuneo in trasferta a Salò. Tanti anni, magari anche in altre categorie, così mi hanno insegnato che non c'è mai niente di chiuso fino alla fine. Una mezza sorpresa, un mezzo scivolone o qualcosa succede sempre. Quindi è giusto crederci, secondo me è giusto crederci. E mi sembra, al di là di tutto, che oggi i ragazzi l'abbiano dimostrato fino alla fine. Insomma, ecco. Con tanta caparbietà, magari non con tanta precisione, però con caparbietà. Il Como in effetti parte bene con grinta e determinazione. Al 25esimo però l'Albino Leffe va in vantaggio con Belotti. Gli azzurri rischiano di andare in crisi, ma al 32esimo Mendicino salva la situazione, riportando il match in parità. Il secondo tempo vede un Albino Leffe meno incisivo e in 10 uomini, vista l'espulsione di Pirovano, ma il Como non riesce ad approfittarsene, con Mendicino e Donnarumma che nel giro di 5 minuti sprecano l'occasione del 2-1. Proprio quando i tifosi sembrano ormai rassegnati ad accontentarsi di un pareggio, all'88esimo arriva il gol di Gammone. Il Como è ancora in gara. Domenica la situazione mi sembra si sia ingarbugliata anche con la vittoria del Porto Gruaro e il pareggio dell'Entella. Mi sa che nessuno può star tranquillo, quindi sarà una battaglia su tutti i campi.